È la cronaca ad aprire questa nuova edizione delle nostre Breaking News. Un incidente stamani, poco prima delle 6, sul tratto aretino dell'autostrada del Sole. È accaduto vicino all'ingresso dell'area di servizio di Lucignano Ovest. Coinvolto un furgone con due persone a bordo, un 35enne e un 64enne, sono stati portati in codice 2 all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto un'ambulanza infermieristica di Monte San Savino, la Misericordia di Civitella e i vigili del fuoco. Cambiamo argomento con la riqualificazione del manto stradale della rotatoria di Chiani e della viabilità circostante. I lavori sono stati portati a termine dal consorzio La Carbonaia, lo stesso che ha gestito la lottizzazione della zona, su sollecitazione del comune di Arezzo. Un intervento atteso dagli automobilisti aretini che oggi non hanno mancato di esprimere la propria soddisfazione senza far mancare una vena di sarcasmo social per la tempistica. E veniamo adesso all'Arezzo con i 943 tifosi amaranto che hanno deciso di rinnovare la prelazione e l'abbonamento alle partite dell'Arezzo per il prossimo campionato. Dal 1° agosto comincia la vendita libera, una percentuale più bassa di quella dello scorso anno, e non è da escludere che questo sia dipeso dal forte aumento dei prezzi. Vi ricordo in chiusura il nostro sito teletruria.it per continuare a rimanere informati.